Si sono conosciuti sul set e da qualche ora sono marito e moglie, che gioia per i fan della coppia, si sono sposati dopo 8 anni di amore. Si sono incontrati sul set di una famosa soap opera e, in poco tempo, è scoppiato. I due attori sono fidanzati dal 2014 e, da qualche ora, sono diventati marito e moglie. Proprio così, come dimostrano i diversi scatti apparsi sui social, le due star sono convolate a nozze e non potrebbero essere più felici. Come felici sono i numerosissimi fan della coppia, che da anni seguono e supportano i loro beniamini, soprattutto attraverso. Curiosi di scoprire chi sono i due meravigliosi neosposi? Dal set all'altare, i due amatissimi attori sono diventati marito e moglie, due tra gli attori più amati del momento hanno detto sì. Dopo 8 anni di amore hanno deciso di celebrare il loro matrimonio e unirsi. La gioia per i fan è tantissima. Di chi stiamo parlando? Di Özgürel e Serkan Kayoglu, protagonisti della serie TV turca Cherry Season Le Stagioni del Cuore, uscita in Turchia nel 2014 e in Italia. È proprio sul set della soap che si sono innamorati e, da quel momento, non si sono Nella serie, gli attori interpretavano Ayaz Dinser e Uyku Akar e l'amore che è sbocciato tra i personaggi è lo stesso che è nato fuori dal set. Le nozze si sono celebrate ieri, 14 luglio 2022, a Karlsruhe in Germania, ma secondo le indiscrezioni ad agosto, a quanto pare, la coppia rinnoverà le promesse anche nel nostro paese, precisamente a Verona, un paese, l'Italia, che ama tantissimo i due attori turchi. Per diversi anni Mediaset ha proposto serie TV turche, il pubblico italiano ha sempre accolto. In particolare, oggi è entrata nel cuore dei fan anche per i ruoli in Bittersweet e Mr. Wrong. In entrambe le serie, l'attrice ha recitato al fianco di Kenny Amane e le storie d'amore raccontate hanno fatto telespettatori che oggi sognano, ma per davvero, una storia d'amore, quella tra Oje e Serkan, che dalla finzione si è trasformata in. La prima parte delle nozze si è tenuta in municipio a Karlsruhe, per l'occasione. I due hanno indossato abiti da sposa incantevoli, la Gürel non ha rinunciato guanti e cappello. Per ammirare tutte le foto del giorno più bello di Oje e Serkan non potete non sbirciare i rispettivi canali. Come già detto, però, i festeggiamenti non sarebbero finiti qui. Ci sarebbe una seconda parte delle nozze che si svolgerà proprio nella romantica cornice di Verona. Noi non vediamo l'ora di accogliere questi meravigliosi sposi nel nostro paese, e voi?